giorno, raga. Allora, per il giro di oggi sortiamo barrettina Etix, sete Etix da mettere nel camel e un po' di oliettore a catena. Tiro anche sulle pedale. Poi barrettina, sete e partiamo. Oggi faremo un esperimento. Oggi ho portato il cardio, voglio fare dei test sulla variazione della frequenza cardiaca in base alla velocità che cerco di tenere nella speciale, quindi proverò a farla la prima volta un passo medio lento e facciamo discesa salita e ricontrolliamo la frequenza cardiaca. Al momento sto viaggiando tra i 113 e i 115 battiti, quindi sono abbastanza a riposo dopo un quarto d'ora di riscaldamento. Dopo invece proveremo a fare un'altra speciale un po' più tirata, un po' più veloce, con un passo medio, medio alto, e vedere quanto cambia la frequenza cardiaca in aggiunta ad aver fatto già un'altra speciale prima. Quindi vedremo anche la fatica, quanto si accumula. E partiamo subito, siamo addirittura a 99 battiti. Quindi abbiamo detto un passo medio lento all'inizio. Cerchiamo veramente di essere molto scorrevoli, cercare di avere meno intoppi possibili e poggiare il meno possibile i piedi a terra, che anche questo è un fattore che andrà a incidere molto sulla fatica. Mamma mia, che jump oggi, facilità. Boh, quindi non parlo più, altrimenti farò ancora più fatica. Ci vediamo in cima. Abbiamo detto un passo medio lento, quindi non esageriamo. Thank you.
benissimo, primo test. Allora, adesso mi segna 115 battiti, praticamente come se non avessi fatto nessuno sforzo, ma in realtà da 0 a 10 ho usato un'intensità di circa 6, quindi bassa sì, ma mi aspettavo almeno 130 battiti, 40. Infatti adesso sta salendo, un po' di ritardo, siamo a 120. Bene, quindi in realtà niente di eclatante al momento, però erano i 15, alla fine mi sa che ci ho messo circa 5 minuti a fare giù e su e senza cadute, quindi se andiamo ad analizzare lo sforzo e la prestazione, diciamo questo qui è un ottimo rapporto perché ti permette di fare poche cadute, di essere concentrato su quello che fai, di ragionare su dove metti le ruote e le linee da prendere, quindi non fai tanta fatica e hai ragione, quindi il tempo non è niente male. Da qui a fare un tempone ovviamente c'è una vita di mezzo, quindi adesso proveremo a fare un giro un po' più veloce. Se ci ho messo 5 minuti, provare a farlo tipo in 4, 4 e mezzo, e vediamo cosa dice la frequenza cardiaca. Nel frattempo sta continuando a salire, siamo a 130, ma va bene. Anzi, aspettiamo che scende di nuovo a 110 almeno e poi ripartiamo. Beh, ormai non scendo più sotto i 130. Andiamo, proviamo un passo un po' più veloce, non a fuoco perché non ho voglia di fare chissà che cadute o chissà che cazzate, quindi andiamo un passo medio, medio, alto. 3, 2, 1.
Ok, da 3 a 6, 3 minuti e 13 di speciale, quindi un passo molto migliore, passato di un minuto e mezzo circa, ma i battiti rimangono ancora lì. Molto interessante, analizzando questa speciale ho visto che, avete notato anche voi, quanti rischi in più ho preso per cercare di andare solo un briciolo più veloce. Un briciolo più veloce sempre, alla fine abbiamo tolto un minuto e mezzo su 5, che è tantissimo. Ma le braccia sono cotte, in discesa avevo le gambe che già mi bruciavano, ho fatto qualche rischio con l'anteriore che era un po' troppo scarico. Insomma, ci sono stati tanti rischi caduta, quindi bisogna capire se ne vale la pena in gara scegliere una strategia aggressiva o un po' più conservativa. Dipenderà molto dalla speciale, da come è strutturata. Questo cosa vuol dire? Che se abbiamo delle prove cross test o estreme molto corte sotto i 4-5 minuti, vuol dire che in realtà noi possiamo tirare molto. Possiamo tirare molto col gas, perché non facciamo tempo ad andare in deficit di ossigeno, che vuol dire sentire la fatica, in poche parole, quando poi i muscoli non hanno più ossigeno come nutriente e allora iniziano ad accumulare acido lattico, il cosiddetto acido lattico, che in ricerca di laboratorio è importantissimo, è fondamentale capire quali sono le soglie del lattato che equivalgono, sentite che chicche, alle soglie aerobiche e anaerobiche. Tutto, quasi tutto, si rifà alle soglie del lattato, quindi appunto a questo discorso qua è fondamentale capire il proprio corpo per saperlo gestire sia in allenamento che ovviamente in gara. Visto che a breve ripartiranno un po' di campionati, un po' di gare, e anzi sono già ripartite, ma diciamo che il grosso arriverà verso fine estate, inizio settembre, fine agosto. Sto cercando, per quello che sono le mie possibilità, di allenarmi un pochino. E quindi non trovo metodo migliore che l'alternanza dell'intensità, che vuol dire proprio questo, vuol dire alternare alta fatica a momenti un attimo di recupero. E adesso partiamo col prossimo fiumiciattolo, battiti siamo a 111, partiremo a 34,15, vediamo quando arriviamo su, 3, 2, 1, via. Passo di nuovo medio-basso, vediamo intensità, ma nel frattempo guardiamo un po' il percorso. Appunto, per capire dove si riesce a passare e dove no. Proviamo a fare sto gradino da fermo. Partiamo da in piedi? Bella! Thank you.
fanculo. Togliamo anche st'albero, porca Giuda. Mamma raga, sto fiume è deleterio. Direi che un passo medio, basso, equivale già a un'intensità altissima, quindi infatti i battiti salgono, vediamo su in cima com'è. Niente raga, oggi non sto in piedi. Andiamo a rifarlo subito in discesa, controlliamo i battiti, molto molto dura oggi, ma più che altro sono io che faccio fatica, sto guidando decisamente male oggi. Fortuna che c'è il paracoppe. Cerchiamo di scegliere linee un po' strategiche, arriviamo a fare troppi danni, però oh, neanche a sta fermo, dai su, minimo andiamo. Hello.
Che fatica, raga. Dai, facciamone ancora uno, ci facciamo l'ultimo e si va a lavorare. Forza. Guarda le minchiate qua! Ci ho messo molto di meno a farlo, ho speso meno energie, ma cazzo, sono bloccato come un pirla là, nel nulla. Quindi prediligiamo una guida in piedi, cercando sempre con un piede a monte. Tenere le eventuali sbacchettate della moto. Ma ti pare che mi deve entrare la folle qua? Te, ma come si fa? Ma guarda te! Ma guarda te che roba! Oh, ma fai stare accesa!